Ok, ferma un attimo ragazzi, come avrete già visto se ci seguite sui social e dalla piccola introduzione che c'è stata, e seguiteci sui social, siamo stati ospiti degli Arto, quindi degli Apulia Reef Ten Counters, con un inglese incredibile. E questo perché arriveranno non uno ma ben quattro video di collaborazione. Oggi ci sarà il primo, dove ci sarà qualche backstage, aneddoti e un vlog anche di quello che abbiamo fatto nella loro città di Bari. E successivamente nei prossimi video andremo a vedere un po' di più di parti tecniche con non una ma due interviste succulente che vi consiglio di guardare, perché se non le guardate ci rimane male Sharin che sta facendo la regia. E quindi nulla, vi lascio al video, ma prima... sigla! Questo video è in collaborazione con Arto. Unisciti anche tu alla più grande community social di acquariofilia marina d'Italia e non perdere tutti i loro prodotti su www.artoshop.com. Il nostro viaggio inizia con una levataccia in direzione Orio al Serio, dove purtroppo il nostro tridente d'acciaio formato da me, Andrea e Sharin ha dovuto incontrare subito i primi problemi logistici. Abbiamo una borsa grossa e noi abbiamo preso un bagaglio extra, ma probabilmente questa borsa non va bene. Quindi adesso entriamo e facciamo finta di niente, Gero se la mette sotto la giacca e speriamo in bene. Non ho la giacca. Allora non ho un piano. In realtà... col senno di poi i controlli li abbiamo incredibilmente passati. Quindi è tempo di una rapida colazione, chi con un caffè, chi con degli M&M's e chi con dei McNuggets, per poi prepararci all'ora di volo che ci separa da Bari. Ci siamo. Vuoi riprendere il buco? Cazzo, c'è il buchino lì. Durante l'ora di volo abbiamo avuto la possibilità di prepararci al lavoro che ci aspettava durante la giornata e inoltre siamo anche passati dalla classica pioggia milanese a un bel sole tipico del sud Italia. Avete preso l'aereo prima? Abbiamo preso l'aereo prima noi. Non so, meno male che ancora un po' mi aspettavo, stavo ancora là. E quindi siamo finalmente arrivati a Bari. Qui siamo subito stati accolti da Marcello, uno dei tre ragazzi di Arto. E da bravi stacanovisti quali siamo, armati della classica perona che a Bari non può mancare e di un panzerotto che neanche vi spiego quanto è buono, siamo stati accompagnati a visitare la cosiddetta Bari Vecchia, che è un labirinto di strade strette e tortuose dove è facile perdersi tra le sue atmosfere suggestive. Esplorando le viuzze abbiamo potuto ammirare gli edifici in pietra, le facciate colorate e le pittoresche piazze che raccontano la storia di secoli passati. Uno dei punti più salienti di questa Bari Vecchia è stata sicuramente la Basilica di San Nicola, un importante santuario dedicato al patrono della città. Non ci sta. Vabbè, butto la birra e la riprendo. Unisco a necessità virtù, butto la seconda birra e faccio una ripresa. Tac. Fede, allora, cosa inventi? Cupi, cosa sta succedendo? Allora, questo non qua so, è il castello... Normanno Svevo di Bari. Ma chi te lo dice il telefono? No, ed è l'edificio lo simbolo della città di Bari. È un'importante fortezza che si erge ai margini della città vecchia, a Bari. Ok. Dal dicembre del 2024 il Ministero della Cultura lo gestisce tramite la Direzione Regionale dei Musei della Puglia. Non l'ho letto su Wikipedia, tra l'altro. No. Però è fico. Andiamo avanti. Procediamo. Lasciarina si è offesa perché le abbiamo detto che cammina piano. Ah, ma no, ma glielo diciamo sempre. Comunque, uno dei tre obiettivi sembra tipo un televisore. Sì, è quadrato. Quadrato, carino, eh. Comunque, niente, stiamo girando Bari, bella, bel posto. Incredibilmente c'è il mare, ci sono le barche a vela, mi piace. Ok, quindi si va avanti nell'esplorazione. Si va avanti. Ciao. Infine, ma non per importanza, nelle antiche terre di Bari c'è un'antica leggenda che si tramanda. Girando per le sue viette, la storia culinaria la fa da padrona. Storia che trasmette immenso entusiasmo e vitalità. Portata in tutte le tavole pugliesi attraverso i cavatelli e i frutti di mare, la parmigiana e ovviamente di secondo. La braccia accesa! La braccia accesa! La braccia accesa! Ebbene sì, abbiamo conosciuto proprio lei, Nunzia, l'eroina della braccia accesa. E Sharin ci ha fatto pure le orecchiette assieme. E si fa un cavatello. Poi da questo cavatello, questa è la versione pugliese,
Ah, ok. Così, guarda. Ok, sei veloce te però. Dai, Sha, facci un colpo. Vai, che ce la fai. Aspetta, e tu vuoi fare le orecchie? Ma ti ha mandato Claudia? No. Io sono Claudia. No, la signora Dellini. No, sono arrivata. Mezza orecchietta. Insomma. Ma ora basta cazzeggiare. È tempo di andare alla Reef Room Arto. Che fighe che sono! Eccoci finalmente arrivati alla tanto famosa Reef Room, dove basta superare il buon Andrea e Francesco, secondo membro degli Arto che abbiamo conosciuto, per poi arrivare alla sala da bar appositamente allestita. E ovviamente qui possiamo già ammirare la prima splendida vasca che ospita questa room. Io mi sdraio per terra e faccio così. Esatto. Oh mio Dio, quella là. E c'è, guarda qua. Guarda qua. L'azzurrino. Ah, e poi c'erano queste due splendide vasche. Ok, ora basta. Rimandiamo le riprese delle vasche a un video dedicato. Ora è tempo di passare alle interviste. Ciao Puppi. Che posso fare per te? Cosa stai facendo? Sto sistemando un po', elaborando le idee per le domande dell'intervista che faremo dopo. Chiacchierata che faremo dopo. Della chiacchierata. Sì, ma vedo un po' corto lì, eh. Dobbiamo buttare giù i dei... Come nasce Arto e soprattutto poi come nasce la room? Cioè, pensare di gestirne più di una diventa veramente complicato, anche solo fare un giro test. Hai detto che la mia rocciata sembrava un mostro. Volevo evitare, volevo rendere il tutto più romantico. Ok, ferma. Se no, troppi spoiler. Infatti questa intervista uscirà sul nostro canale come prossimo video, per cui non perdete l'occasione di iscrivervi adesso. Fatelo. Purtroppo è tempo di lasciare la Reef Room e dopo una rapida cena a Polignano è tempo di andare a casa e crollare sfiniti sul letto. Ultimo sforzo di giornata dopo aver mangiato, taralli con noi, mille borse, arrivare al quarto piano, l'unico stronzo senza... che non ha preso l'ascensore. Ho fatto le scale solo per avere un'area più affaticata per fare questo video. Assolutamente sì, in realtà non ho il fiatone. Ok, tour della casa velocissimo. Questa è una Sony Alpha. Questo è uno zaino. Questa è una felpa. Questa è Sharing, che ci accompagna in maniera muta per la stanchezza, per la stanza. Bagno. Incredibile, bella, con doccia enorme. Questa qua ci sta sdraiata, Shari. Poi ragazzi, andiamo avanti con il tour. Ok, accendete le luci, ottimo. C'è un destra sinistra incredibile. Letto matrimoniale. Ciabattine incredibili. Le ciabatte da doccia. Attenzione, no. Mamma mia, stai per fare il danno. Sharin, dopo la doccia recupererai il dono della parola. Ma già adesso mi sto attivando, il che è un male, perché io voglio così. Si tratta di tecnologia, guarda. Però direi che è il caso di dare la buona notte a tutti. Va bene? Ci vediamo domani. Parte 2. Buongiorno! Tu non potevi aspettare per la colazione. Ma questa non è la colazione, questo è il caffè. Ah. Dopo andiamo a fare colazione. Ho
Abbiamo comprato, non si vede, dei pasticcini, perché non c'era nient'altro di aperto, quindi niente caffè per Cuppi. Ma stai riprendendo a me o te? No, te. E qua c'è Sharon che ha un dolcetto che è più grande di lei. Pesa, lo finirai, Sharon. Che pesantezza, ho mangiato un coso con la panna. Adesso tornare a casa. Adesso torno a casa e corro al cesso. Dai, proprio di corsa. Ma spiega il piano di oggi. Il piano di oggi è adesso arriva Luca, viene a prenderci e ci porta a mangiare. No, non è vero. E poi andiamo da Luca, vediamo la sua vasca, lo intervistiamo, capiamo un po' come gestisce questa vasca un po' strana. E poi se Dio vuole, basta, andiamo a mangiare ancora al massimo. E questo è un invito anche a guardare il video. Della vasca di Luca. Della vasca di Luca. Guardate, che non so se è già uscito o no al momento del vlog. Questa è una roba che mi chiedevo anche ieri, ma. Vabbè, comunque se non è uscito aspettatevelo a breve. Cos'è questo? Nel senso. Lo spot a stomaco. Sì, spotti stomaco, cioè nel senso di sfottere lo stomaco, stuzzicarlo. Okay. Perché essendo a base acetica ti stimola i succhi gastrici. Okay. Quindi è come se per i coralli somministrassimo aminoacidi prima di dare il cibo. Il paragone azzeccato. Scusate, potete notare il bicchiere di Andrea rispetto ai nostri? Esatto. Cosa è vero? Anche quello di Fede, i nostri. Sono tutti diversi. Folcloristico. E Luca non scherzava quando diceva che ci avrebbe riempito di cibo. Ci ha fatto mangiare fino a letteralmente scoppiare. Ma purtroppo neanche in questo caso possiamo fermarci a digerire. E quindi è ora di rotolare verso casa di Luca. Ah, ma tra l'altro, quanto è bella la vasca di Luca. E niente, è doveroso ringraziare i ragazzi di Arto perché ci hanno regalato questa lente qua e ci hanno permesso di provarla anche durante le riprese e ha una resa cromatica fighissima. Infatti, non so se lo sapete, ma noi per riprendere acquari usiamo lenti arancioni e ne abbiamo provate veramente di ogni tipo qui. Però questa qui è effettivamente quella con la quale ci siamo trovati meglio. Per cui, se volete saperne di più, www.artoshop.com, link in descrizione. Quindi sostanzialmente hai un po' incuriosito, forse voglioso di provare qualcosa, sì, di nuovo. Sì, anche perché effettivamente non dico che non avessi nulla da perdere, però ormai vedevo l'andamento della vasca sempre molto più sempre distante più. Da una soluzione che portasse a un effetto positivo. Quindi hai trovato queste informazioni, hai trovato questo metodo e hai detto vabbè, proviamo. Ok, quindi esattamente cosa hai fatto? Hai cercato di allora, alzare... Allora, ho cercato di alzare... Questa è fine ripresa e Furio. Guardate come è fatto in casa. Contento. In realtà lì su Sotelio c'è scritto Vin Diesel con Cisterzo. Prese finite, si va a casa. Abbiamo fatto tutto, andate in pace, esatto. In pace. Io vado prima in bagno. Siete stanchi o più pieni? No, io devo dire io che ho entrambi. Io mi sono ripreso, dopo ero più stanco a fine pasto, adesso... E niente, a questo punto del viaggio rimaneva soltanto un grosso problema da risolvere. Praticamente, facendo il caffè da questa macchinetta, siamo riusciti a sparare il caffè fino a lì. Scusa, ed è completamente sporco. Siamo riusciti a sparare, cioè non ho capito. E Sharin... Se io facevo una cagata e tutti ha fatto, dice la Sharin, e siamo riusciti. Siamo una squadra, Pubblico. Siamo una squadra, dobbiamo pagare tutti il dazio. Allora, come stavo dicendo, siamo tornati a casa... La giornata è andata molto bene, effettivamente, abbiamo registrato molto e verranno fuori delle cose fiche. Comunque ora la Sharin rimedia al disastro che ha combinato prima, di cui avevamo già parlato. Sì, forse, comunque abbiamo... Il caffè è andato in giro e quindi...
come cazzo ho fatto arrivare sotto. La serata, non lo so, ma la serata della Shari sarà questa. Comunque alla fine con un buon lavoro di squadra siamo riusciti a pulire anche il muro e cogliamo l'occasione per chiedere scusa al proprietario della casa che ci ha ospitato. Quindi è finalmente tempo di riposarsi in vista della levataccia che ci aspettava il giorno dopo, dato che dovevamo prendere un bel aereo alle 5 del mattino. Ciao! Allora attenderò. Ecco Bari alle 5 di mattina. Dai, sono 18, prendiamo il treno. Prendiamo il treno. Ed è quindi con non poca fatica che ci siamo alzati alle 5 di mattina. L'obiettivo era trovare la metro che ci avrebbe portato fino all'aeroporto. E sì, ce l'abbiamo fatta, anche se abbiamo rischiato di perderla. Siamo quindi arrivati in aeroporto e dopo due estenuanti ore di volo, finalmente, devastati ma soddisfatti, siamo atterrati a Bergamo. Shari, senti aria di casa? Proprio qua, insomma. Bergamo? No, questa è autostrada, altro che Bergamo. E niente, siamo giunti alla fine di questo video. È stato estenuante montarlo, così come anche andare a girarlo, ma è stato veramente figo e divertente. Questo soprattutto per la grande accoglienza che ci hanno riservato i ragazzi di Arto, perché sono stati veramente gentili, professionali e quant'altro. Ci siamo divertiti un casino e quindi grazie ragazzi. E in più è stato anche molto stimolante, nel senso che abbiamo potuto rapportarci con acquariofili di lunga data, scambiare pareri, opinioni, e sicuramente ne siamo usciti arricchiti, quindi grazie ancora. In secondo luogo volevamo ringraziare proprio voi iscritti, perché iniziate a essere tanti e avete anche voi permesso questa esperienza, quindi grazie mille. E per sdebitarci cercherò e cercheremo di montare e portare la miglior qualità possibile nelle prossime interviste della serie Arto. Per cui voi sicuramente iscrivetevi, attivate la campanella e tutte quelle cose che dovete fare per permettervi di non perdere il prossimo video, che uscirà a breve, speriamo. Va bene, dallo studio Fight Tank è tutto e buonanotte.